Buongiorno a tutti, sono Marco Parodi, lavoro nella scuola dal 1980, attualmente sono in Regione Liguria. Il mio compito è quello di accompagnarvi in questo percorso rispetto alla parte più tecnologica. Ho un problema e il mio problema è che voi, la platea degli animatori digitali della Liguria è una platea vasta, eterogenea, non livellata rispetto alle skill, alle competenze di tipo tecnico. D'altra parte, è bene ridirlo, il progetto iniziale del PNSD dice che l'animatore digitale non deve essere un tecnico. Quindi io non farò un corso sulle reti, per il quale poi, come vedrete nelle slide, vi rimando a un MOOC dell'Università di Genova aperto al grande pubblico. Non sarà un corso sulle reti, sarà un accompagnamento su alcune indicazioni di base che faranno riferimento anche alle reti, anche alla connettività, anche agli apparati, ma sarà una inquadratura di carattere generale per omogeneizzare, per parlare un glossario comune, condividere la stessa lingua. È importante, è fondamentale che ognuno di noi conosca almeno la tipologia di rete della propria scuola e sulla base di questo presupposto possa mettere i mattoncini per ampliare, migliorare, progettare. Tra di voi ci sono docenti che hanno competenze elevatissime, ci sono amici che io conosco da tanti anni ai quali certamente non deve arrivare Marco Parodi a insegnare nulla o a raccontare nulla. Queste persone troveranno anche noioso alcuni aspetti del percorso. A queste persone però chiederei, come già hanno fatto, direi in maniera anche naturale, sui forum, di mettersi a disposizione di coloro che sanno meno, per fare da traino, per condividere i materiali, condividere le esperienze, condividere la documentazione che potrebbe anche essere creata ad hoc o migliorata quella esistente o migliorata. Io vi parlerò quindi di reti, di connettività, di coordinamento con le figure di sistema, di soluzioni tecnologiche innovative che ritengo sia la parte più difficile perché vedo in questo momento una grande confusione sul mercato, mi viene da dire, un momento questo in cui forse proprio sull'onda della nascita degli animatori digitali ci sono tantissime proposte e il problema è vagliarle, il problema è scegliere quelle qualificate, scegliere quelle che possono essere utili nella mia realtà scolastica, che non è sempre un modello unico e replicabile. Vedremo che parlando di soldini, poi ognuno fa i conti con quello che ha. Quindi vi auguro un buon lavoro e iniziamo questo percorso di 4 unità didattiche. Buon lavoro!